Allora Luca, primo gol in grigio rosso, intanto la dedica a chi? La dedica la faccio alla squadra, ai tifosi e a tutte le persone che sono venute oggi. La faccio a me stesso, alle persone con cui lavoro, alla mia famiglia, quindi a tutti quelli che mi sostengono e sostengono la Cremonese. Senti Luca, ce lo racconti un po' questo gol, cioè che era tutto fin da subito. Sì, il mister ci chiede sempre pressing, e io ho pressato il difensore. Sono stato bravo, fortunato, poi davanti al portiere ho calciato. È un gol che incomincia a ripagarti anche di qualche noia fisica che hai avuto recentemente. Sì, non è stato facile questo inizio campionato perché ho avuto qualche fastidio, qualche acciacco che non mi ha permesso di essere al 100% già dalla prima partita di campionato. Quindi adesso sono qui, sto dando il mio massimo. Comunque dal primo giorno e farò di tutto per ritagliarmi il più spazio possibile. Come ti stai trovando all'interno di questo nuovo gruppo? Benissimo, è un grandissimo gruppo pieno di ragazzi umili e con soprattutto grande voglia. Poi lo staff ci fa lavorare bene, ci fa divertire e questo secondo me è importante per l'inizio di un grande campionato. Tornando appunto al campionato, dopo la sconfitta di Monza era importante ritrovare il passo giusto. Quanto sei soddisfatto dalla prova della squadra, ovviamente del risultato? Tantissimo perché non è stata una partita come con Lecce, diciamo, che abbiamo dominato, ma è stata una partita più sofferta, in uno in meno, contro una grande squadra che fa i playoff da diversi anni. E quindi vincere questa partita è stato duro, ma ha ripagato, diciamo, tutti gli sforzi che abbiamo fatto.